siamo in compagnia del professor Guglielmo Trincanato, professore di filosofia al Liceo Scientifico Leonardo, e siamo qui per presentare il suo nuovo libro Aspettando Montalbano. E allora, professore Trincanato, questo è un titolo un po' becchettiano per un'opera divertente, ironica. Ci parli un po' della genesi di questo lavoro e anche del perché di questo titolo. Sì, la genesi, questo libro è nato, l'idea è nata passeggiando per Racalmuto, imbattendomi nella statua di Sciascia, e tanto rimasi impressionato dalla statua, da questa figura, no? Di notte, questa figura così affascinante. Tempo dopo, camminando per Porto Empedocle, vidi la statua di Pirandello e ho cominciato a pensare a questi due grandi scrittori agrigentini, diversi, lontani, e così è nata l'idea del libro. Ho immaginato un circolo siciliano intestato a Luigi Pirandello, dove alcuni soci decidono di voler cambiare il nome e volerlo intestare a Leonardo Sciascia, e da lì succedono tante cose. La situazione coinvolge con i due paesi di Porto Empedocle e Racalmuto, il presidente decide di chiamare Andrea Camilleri come arbitro e Camilleri accetta, ma purtroppo gli capiteranno tante cose. Tutto qui. Questo è un libro particolare, devo dire, mi ha colpito in particolare l'inizio di questo libro, che ho visto molto brancatiano, come in Vitaliano Brancati c'è un po' di quel gallismo nell'inizio del libro, di questo circolo di uomini che, come Giovanni Percolla e i suoi amici nel Don Giovanni in Sicilia, parlano appunto delle donne. In questo caso si parla del tradimento con ovvia disparità delle parti, perché si vede come il tradimento femminile come qualcosa di più grave, mentre il tradimento maschile come qualcosa di più lieve, perché distaccato, per l'appunto. Quindi volevo sapere un po', c'è qualche riferimento a Brancati in questo caso, e se ci sono altri riferimenti letterari nel libro, quali sono gli altri modelli scrittori siciliani? Io ho voluto ricreare l'atmosfera dei circoli, degli antichi circoli siciliani. Circoli che purtroppo stanno diminuendo, però se diminuiscono i circoli ci sono sempre i ritrovi nei bar, quindi l'atmosfera più o meno è sempre la stessa, i discorsi sono sempre gli stessi. È vero che vi è un'aria brancatiana sicuramente, però è anche vero che vi sono altri riferimenti. In realtà questo racconto che ho voluto scrivere è un omaggio alla letteratura siciliana. E contemporaneamente è anche un ironizzare su certi luoghi comuni della letteratura siciliana. E quindi sicuramente un circolo maschilista, discorsi maschilisti, è vero che vi è questa differenza tra il tradimento della donna e il tradimento dell'uomo, e è vero che vi sono pochi personaggi femminili, non so se lei ha notato, ma in realtà la figura femminile nel libro è, tra virgolette, di passaggio, proprio perché ho voluto creare questa atmosfera. Mi sono divertito anche a punzecchiare un po' certi luoghi comuni della letteratura, quale ad esempio la lettura del Gattopardo. A mio giudizio il Gattopardo è stato letto da un punto di vista esclusivamente celebrativo. Io nel mio piccolo ho tentato di, non dico mettere a posto le cose, ma dare una sua visione. Sì, dare una mia visione del Gattopardo e di tante altre opere della lettura, capolavori della letteratura siciliana. Allora mi permetto proprio di sottolineare quello che lei ha detto. Lei in questo libro afferma che, riferendosi al dialogo chiave del Gattopardo, quello fra Chevalier e il principe di Salina, ha affermato che il personaggio tragico non dovrebbe essere considerato il principe di Salina quanto Chevalier, arrivando addirittura a dire: magari se Burt Lancaster avesse interpretato Chevalier, allora il personaggio veramente in risalto sarebbe stato giustamente lui, per l'appunto il piemontese, e non l'aristocratico siciliano. Perché?
Perché poi intanto complimenti, perché lei ha colto un passaggio che non è facile, perché molti hanno colto magari altri passi, e questo invece è uno dei momenti secondo me centrali del mio racconto. E prima di tutto perché ero un po', francamente, un po' stufo dell'elogio, no? Della celebrazione del principe di Sarina, che è una bella figura, perché poi la nobiltà attrae, perché l'eleganza attrae, però ritengo che, a mio giudizio, il personaggio tragico è appunto il funzionario piemontese, che è catapultato in una realtà che non comprende, che non conosce, però fra il principe di Sarina, che non ha mai lavorato un giorno, e il funzionario, che sarà piccolo, sarà brutto, sarà, non capirà la filosofia dell'aristocrazia siciliana, però almeno il funzionario è un uomo che lavora, giusto? Un uomo che fa, contro un elegante signore che non ha mai lavorato un giorno e che rifiuta il titolo di senatore. Perché? Perché poi al Senato, giusto, dovrà rappresentare, no, il popolo siciliano, e però è una, tra virgolette, la considera una carica, tra virgolette, borghese, e non è un'onoreficenza aristocratica. Mi volevo ricollegare ad un'altra querelle che lei ha aperto durante la presentazione di questa sera. Lei ha affermato che magari dovremmo ridimensionare con Agrigento anche la lettura di Pirandello. Ora, io ho apprezzato di questo libro molto l'impianto dialettico. Dall'impianto dialettico di questo libro nasce poi quella che è la continua ironia, appunto, del racconto, che però appunto è una caratteristica di questo grandissimo narratore che è Pirandello, grande teorizzatore dell'umorismo e del sentimento del contrario, appunto, come generatore di ironia e umorismo. Quindi provocatoriamente le dico, ma è forse il problema la quantità con cui noi ad Agrigento propugniamo Pirandello, o forse la qualità con cui viene propugnato? Nell'incontro odierno io ho fatto una dichiarazione un po' provocatoria e la faccio anche ora. Ad Agrigento si dovrebbe, tra virgolette, uccidere Pirandello, o meglio metterlo da parte per qualche tempo, non perché Pirandello non sia il gigante che è stato, ma perché, a mio giudizio, come in una famiglia un grande personaggio condiziona, no, tutti gli altri membri della famiglia, figli, nipoti, eccetera, eccetera, così questo gigante che abbiamo avuto la fortuna di avere nella nostra terra, a mio giudizio, paradossalmente condiziona tutto l'humus culturale agrigentino, sia per la qualità, che a volte, lei mi deve permettere, io trovo scadente, a volte, non sempre, sia per la quantità. Quindi, così come in psicologia, giusto, in psicanalisi, dice Freud, bisognerebbe a volte, no, confrontarsi con i genitori e però superare, no? Come il parricidio di Platone verso Parmenide. Bravissimo, bravissimo. Quindi bisogna avere il coraggio, se non di uccidere, però almeno di fargli fare un viaggio di qualche mese. Ringraziamo il professore Trincanato e vi invitiamo a leggere questo Aspettando Montalbano. Grazie.